in TV. Questa sera abbiamo il piacere di presentarvi uno scrittore, Francesco Gioia, che è qui per parlarci del suo nuovo libro, L'impresa di Pitea. Buonasera, caro saluto alla nostra Queen, la nostra Giusy. Buonasera direttore, buonasera Francesco, benvenuto. E Giusy, cosa dici? Facciamo parlare lui subito o subito, assolutamente. Intanto gli do il benvenuto, è un piacere averlo con noi. Grazie mille Giusy, a te e a Maurizio per l'ospitalità, grazie molto. Allora, come giustamente diceva Maurizio, uno scrittore appassionato, direi, di storia, chiaramente, di letteratura, come darti torto, Francesco, cioè sono perfettamente d'accordo con te e giustamente presentiamo subito questo tuo nuovo romanzo che io faccio subito vedere, L'impresa di Pitea, eccolo qua, romanzo storico. Sì. A te la parola. Grazie. Allora, innanzitutto, vabbè, grazie di questo invito che mi avete fatto, veramente l'ho apprezzato moltissimo. E, cosa dire? Allora, questo è un romanzo che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, ecco, ci ho lavorato su per parecchio tempo, oserei dire per qualche annetto, e sostanzialmente è un romanzo che assorbe un po' tutta quella che è stata la mia e tuttora è passione per la storia, ma più in generale direi per la lettura, perché sono un divoratore di libri sin dall'infanzia, ovviamente per ragioni di lavoro, perché io mi occupo di tutt'altro, anche forse per certi aspetti oserei dire di materie del tutto quasi agli antipodi, perché lavoro in banca, però ho sempre portato, appunto, è tutto l'opposto. Però ho sempre portato con me questa passione per la storia, per la letteratura e per la lettura. E forse portando con me quelli che sono stati i miei studi umanistici, perché io ho fatto il liceo classico, anche se poi ho preso un indirizzo molto diverso, perché mi sono laureato in economia alla Bocconi di Milano, quindi tutto ciò che è tecnico, scientifico è stato, diciamo, il mio pane quotidiano per parecchio tempo. Poi però, come spesso avviene nel corso della vita, trovi dei momenti in cui riesci a recuperare delle passioni che magari hai vissuto, hai portato con te nel corso della tua esistenza, e quindi un bel giorno, dopo aver così consumato un ultimo libro, magari di tipo storico, ecco, anche perché ho una biblioteca sterminata di saggi sempre di ambito storico, e un bel giorno ho detto, ma sì, proviamo a scrivere. È stata un po' un'esperienza un po' strana, però poi man mano che scrivevo mi rendevo conto come, per chi magari è un hobby nella pittura o nel bricolage o in qualcos'altro, che proprio mi faceva stare bene. Per cui ho continuato fino a quando l'anno scorso, fine dell'anno scorso, avevo così realizzato questo lavoro, questo libro, e ho pensato bene di inviarlo al concorso Fai viaggiare la tua storia, organizzato da Autogrill, Via Planeta Libre e Libromania. E niente, l'ho inviato e un bel giorno, verso intorno a maggio, ricevetti una telefonata, lì per lì pensavo fosse uno dei soliti scocciatori, operatori telefonici. Quelli che tormentano super... tutti noi proprio. Sì, bravissimo. Tant'è che quelli che non mancano a nessuno. Sì, stavo quasi per chiudere, perché mi pare ero anche in quel frangente indaffarato. E niente, mi comunicarono che ero stato fra i 10 libri selezionati in questo concorso e tra l'altro avevo ricevuto anche una menzione speciale da parte della giuria, il che mi dava la possibilità di essere pubblicato, distribuito in tutte le librerie nazionali, quindi non solo essere limitato agli store online. La cosa obiettivamente mi fece molto piacere, e poi con Libromania pian piano siamo andati avanti, ma abbiamo rivisto alcuni punti non particolari, anche perché, ripeto, ci ho lavorato tanto tempo che da questo punto di vista mi sentivo abbastanza sicuro, tranquillo e sicuro, diciamo che è stato
puntiglioso. Niente, per cui il libro è uscito proprio nei primi di questo mese e con mia grande, ripeto, soddisfazione ho visto, sono stato qui, io vivo a Bologna e sono stato in centro alla Mondadori di Via D'Azeglio e ho visto che, cioè sono rimasto un po' sbigottito, ma c'erano diverse copie sullo scaffale centrale dei libri storici. L'ho trovato anche da Feltrinelli, che è un'altra libreria storica sotto le due torri, e ho visto anche tramite amici conoscenti che in effetti è abbastanza distribuito in Italia, cioè a Riccione, a Pisa, a Brindisi. Insomma, è una cosa che diciamo... Beh, una bella soddisfazione, ma è tutta meritata, Francesco. Guarda, io ho avuto il piacere di leggerlo. Chiaramente adesso noi, i nostri amici, non riveleremo tutto, perché loro devono scoprire da soli quello di cui si parla. Tra l'altro siamo vicino a Natale, credo che regalare un libro sia la cosa... Potrebbe essere una delle cose più, delle idee più belle, per quel che mi riguarda da appassionata. Ecco, ma delineiamo un po' insieme questo personaggio di Pitea, questo principe greco, un po' duro così, però amato dalla sua gente. Iniziamo a delineare un po' la sua figura. Allora, guarda, Pitea è un personaggio realmente esistito, è stato un cartografo, un esploratore, un tipo che oggi definiremmo avanti per i tempi in cui ha vissuto. E lui cercò, con delle esplorazioni, si addentrò nella parte nord dell'Europa, quindi attraversò mari che bagnano, diciamo, l'attuale Regno Unito e in particolar modo, diciamo, ecco, lui navigò nei mari, diciamo, tra il Regno Unito e la Scandinavia, più o meno, per avere un'idea. Allora da lì mi è nata così l'idea di prendere questo personaggio, farlo mio e dare in là questa storia che avevo in mente. Io poi, essendo originario, non so se si sente, non sono di Bolzano, di Taranto, essendo pugliese, originario di Taranto, allora ho visto che più o meno il periodo storico combaciava sia della vita di questo personaggio di Pitea, sia del periodo, diciamo, lucente di Taranto. All'epoca era denominata la perla della Magna Grecia. Ahimè, verrebbe da pensare ad oggi, vabbè, vediamo un velo pietoso, però diciamo, sogniamo le sul cose passato, cambiano, guarda, certo. Io sono agrigentina, però, ma storia è un po' anche, no? Da noi, e un po' la nostra. Agrigentina è detto, sì. Quindi Acragas, la vecchia Acragas, mi sembra. Esatto. E quindi in quel periodo, ecco, nella Magna Grecia, diciamo, si viveva benissimo, cioè c'era uno splendore di civiltà molto, molto, molto accentuato. E allora, niente, ho pensato di immaginare che questo Pitea fosse un principe nella sua Massalia, che è l'odierna Marsiglia, che venisse rapito da oscuri personaggi e portato a Taranto. Rapito lui con la moglie e la figlia. Forse perché io ho una moglie e una figlia. Infatti, sono un po' dei richiami a quella che è la tua vita. Ho approfittato. Non ho fatto fatica subito a trovarli, perché nel senso, poi pensando siamo nella Taranto del IV secolo, esatto. La famiglia mi ha fatto pensare, quindi è bellissima questa cosa, è un personaggio, Pitea, che è realmente esistito, tu lo hai poi, diciamo, con la tua penna, diciamo, e hai dato un po' un'altra storia, magari, portata la tua. Esatto, magari sarà stato sicuramente un personaggio del tutto tranquillo, ma io l'ho fatto diventare una sorta di guerriero, di principe, pronto a mettersi in discussione. E quindi, niente, diciamo che Pitea, ecco, come personaggio, alla fine io ho voluto, speriamo di esserci riuscito, immaginarlo come una persona, un eroe, ecco, tutto d'un pezzo, ma che nello stesso tempo dimostra di avere quelli che sono i limiti di tutti noi, umani, diciamo. Umana, esatto. Quindi un personaggio molto legato alla famiglia, molto legato all'amor di patria, però forse anche per un periodo che lui passa come copistero, ecco, copistero, ne approfitto per dire, una sorta di gladiatore ante litteram, perché da alcuni studi è emerso che nella Taranto magno-greca
ci fosse una sorta di arena dove effettivamente avvenivano degli scontri, delle tensioni tra prigionieri, diciamo un po' come i gladiatori romani, ecco. Allora lui vive qui per un certo periodo, dopodiché non dico cosa succede, no? Però diciamo in certo qual modo viene tirato via da questa sua condizione abbastanza diciamo instabile, perché diciamo ogni giorno lì nella Tunisia rischia la vita, e qui capisce e si rende conto che, avvicinato dal tiranno di Taranto, oltre a lui sono stati rapiti anche la moglie e la figlia, e risiedono anche loro a Taranto, anche se fra di loro non lo sanno. Cioè Pitea non sa che la moglie e la figlia sono a Taranto. E però dicevo, forse anche per aver vissuto, ecco, una sorta di bruttura, una condizione abbastanza, diciamo, non tanto per la quale, insomma, non tanto buona, lui poi, passando in una condizione diversa, perché poi gli viene dato il comando della flotta tarantina, e diciamo cade un po' nella tentazione di una schiava di origini orientali, che, come spesso succede, fa cadere in tentazione. Esatto, diciamo come la fattispecie, ci sono delle lotte, congiure, poi lì inizia una serie di per un po', insomma, di poi lui cerca anche di andare via, però qui niente, va bene, non aggiungo altro. Comunque, non aggiungiamo perché se non togliamo la sorpresa, questo non lo vogliamo. Un altro personaggio importante è Fedro. Sì, diciamo è la faccia nascosta della luna, lasciatemi questo termine, nel senso che se Pitea è tutto sommato comunque l'espressione della, fra virgolette, delle migliori predisposizioni umane, perché alla fine, al di là, nessuno è perfetto, al di là di alcune imperfezioni, è un personaggio comunque molto dignitoso, quindi molto che crede nei valori. E il Fedro invece, il tiranno, è una persona ambigua, molto, diciamo, inaffidabile, e quindi si vedrà che darà filo da torcere. Ecco, visto che hai scelto una frase di Leonida di Taranto per cominciare, no? Sì. Questa Taranto che proprio ritorna sempre, credo che come me sei, come dire, ami molto la tua terra, ecco. Sì, quello ci resta comunque, sì, anche se magari, chissà se adesso è un po' di tempo che non ci torno, però diciamo ti resta, no? Io d'altronde prima di venire a Bologna sono stato circa una quarantina d'anni, quindi diciamo è ovvio, nel bene e nel male io vengo da lì. In questo romanzo viene fuori anche questo, devo dire che io l'ho letto piacevolmente. Ah, ma l'hai letto, complimenti. Certo, complimenti. Assolutamente sì, lo faccio anche rivedere tra l'altro, eccolo qua, e consiglio vivamente di leggerlo. Senti Francesco, stai lavorando a qualche altra cosa? C'è qualche progetto che ci vuoi anticipare? Che così? Ma guarda Giussi, io ti dico già che ho scritto tre romanzi. Tre romanzi che però... Ma siamo sempre sulla fase storica? Allora, uno è di tipo storico, però facciamo un balzo in avanti incredibile. Arriviamo al periodo dell'Unità d'Italia, 1860, periodo della guerra cosiddetta del brigantaggio, e anche lì ho sviluppato una storia di una ragazza, di una contadina che è costretta a farsi brigantessa, e anche lì penso, almeno a me è piaciuto, però sono di parte, e sviluppo una storia che credo che sia abbastanza fascinosa, ecco, diciamo così. E poi ne ho fatto altri due, uno è un thriller però ambientato a Bologna ai giorni nostri, con una protagonista, una vice commissaria donna ovviamente, e poi un altro che è un genere biografico dove il protagonista è sempre una donna. Non so se avete capito, a me le donne affascinano. Ecco,
bene, lo vogliamo sottolineare. Non credo penso che l'abbiamo intuito, nel senso che ti hanno comunque ispirato a insomma, a scrivere. Va bene, Francesco, grazie davvero per essere stato con noi. Ti seguiremo anche per gli altri tuoi romanzi, assolutamente sì. Ricordo a tutti gli amici a casa L'impresa di Pitea, Francesco Gioia, eccolo qua, lo vedete. E che dire, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a voi, Giusi, veramente molte grazie. A presto, mi auguro. Certo. Per Real Team TV, volentieri. Per Real Team TV, Francesco Gioia. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao Maurizio. Ciao. Ciao.